Desperados scendono ancora una volta in piazza. I lavoratori dei consorzi di bacino si sono dati appuntamento dinanzi la prefettura di Napoli. La motivazione, sottoposta all'attenzione del Presidente del Consiglio, del Ministero dell'Ambiente, del Governatore Caldoro, dell'Assessore regionale romano e del Prefetto di Napoli, è il rinvio a data da destinarsi del tavolo interistituzionale finalizzato alla disamina e alla risoluzione delle problematiche relative alla salvaguardia occupazionale del personale dipendente. Gli animi sono esasperati. Ormai sono 12 mesi che i dipendenti non percepiscono stipendio, come spiega Antonio Greco, addetto alla raccolta differenziata. Stamattina siamo qui perché volevamo una convocazione col prefetto che fa pressione sulla regione Campania e sul Montecitorio a Roma per il tavolo istituzionale per il nostro futuro. E il nostro problema è che con noi lavoriamo attualmente e sono 12 mesi che non ci pagano. Questa è la base principale, poi secondaria cosa, noi stiamo lottando per il nostro futuro, perché più guadagnano i nutenti 50 anni. A dicembre chiuderanno i consorzi, è la nostra situazione, se non vedo ci vogliamo, ci vogliono dare la cassa integrale in deroga, ma a noi non ci interessa della cassa integrale in deroga, noi ci interessa di lavorare. Attualmente, fino adesso stiamo ancora lavorando, sì. Portiamo spese e non ce la facciamo più, siamo esasperati. È della colpa delle istituzioni. Tipo? È tipo la regione Campania, la provincia. Un po' tutti. Roma. Un po' tutti.